La 28ª giornata di Serie C si chiude con una sconfitta e due pareggi. Bottino magro per le calabresi, a sprofondare ancora una volta il Catanzaro. Il Matera si impone per 2-1, partita ampiamente dominata dai padroni di casa che chiudono in vantaggio già il primo tempo grazie alla doppietta di Dugansic. All'ottavo della ripresa accorcia le distanze l'ex di turno Infantino, ma non basta. Il Catanzaro torna a casa con un'altra sconfitta che non fa presagire nulla di buono. Chi recupera in extremis invece rende a Lorenzon contro il Bisceglie e finisce 1-1. Sotto di un gol nel primo tempo arriva la reazione del rende nella ripresa. A raddrizzare il match Danny Gigliotti, occasione sprecata per la squadra di Trocini che però non drammatizza. Bicchiere mezzo pieno per la regina, contro la fedeli Sandra si chiude a reti inviolate. Per gli Amaranto era fondamentale non perdere in casa di una delle dirette concorrenti in chiave play-out. Una partita tattica ben studiata dalle due compagini più attente a difendere che ad attaccare. Un pari che comunque fa pensare in riva allo stretto. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24.